Benvenuti ad un nuovo appuntamento della rubrica Non solo capra di Elena Capra. Oggi parleremo di un bacio, un nuovo bacio, il bacio di Pablo Neruda. Pablo Neruda nasce nel 1904 a Parral, in Cile. È stato un poeta, diplomatico e politico cileno, considerato una delle più importanti figure della letteratura latinoamericana, nonché uno dei poeti più amati e controversi del Novecento. Nella sua poesia Ti manderò un bacio nel vento, notiamo i forti richiami agli elementi della natura, caratteristica tipica del versificare del poeta. Pablo Neruda, Ti manderò un bacio nel vento. Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito per seguirti ovunque e amarti ogni istante. Se sei un sogno, non svegliarmi. Vorrei vivere nel tuo respiro, mentre ti guardo muoio per te. Il tuo sogno sarà di sognare me. Ti amo, perché ti vedo riflessa in tutto quello che c'è di bello. Dimmi dove sei stanotte, ancora nei miei sogni. Ho sentito una carezza sul viso, arrivare fino al cuore. Vorrei arrivare fino al cielo e con i raggi del sole scriverti ti amo. Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno tra i tuoi capelli, per poter sentire anche da lontano il tuo profumo. Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi. Associo questa poesia di Pablo Neruda con Il bacio di Gustav Klimt. Il bacio è una pittura a olio su tela di Gustav Klimt, realizzato nel 1907-1908. Gustav Klimt è stato un pittore austriaco, uno dei più significativi artisti della secessione viennese. Il bacio costituisce l'opera più matura del periodo d'oro di Gustav Klimt. Dopo di essa, l'artista rinunciò a ogni estetismo, al predominio degli elementi dorati e alle decorazioni preziose. Eppure, proprio nella commistione, il perfetto equilibrio tra le porzioni naturalistiche eseguite con realismo, ossia le teste, le mani dei due, le gambe, i piedi della donna e le parti risolte in una raffinatissima bidimensionalità, risiede la meraviglia dell'arte di Klimt. La tela mostra due amanti abbracciati che si stanno baciando. Il tema dell'abbraccio occupa interamente la scena, una scena sospesa in un'altrove atemporale, un'eternità distante esaltata da piccolissime decorazioni geometriche, a cerchi, a rettangoli, a triangoli e a spirali che sembrano alludere alla durevolezza del mondo inorganico. I due amanti poggiano su un prato fiorito, quasi in bilico su un vuoto dorato, impreziosito da fiori gialli, azzurri e viola. Il prato promontorio nell'iconografia tradizionale è connesso alla rivelazione del sacro, qui destinato a celebrare una sacralità imbevuta di sensualità. Questa sensualità non scaturisce dal rapporto con la divinità, ma da un amore umano ed evince oltre che dalla gestualità amorosa, dalla languida espressione della donna. Questo erotismo si riflette nelle geometrie decorative. Nell'abito della donna dominano motivi circolari concentrici evocativi del sesso femminile.
In quello maschile una prevalenza di motivi rettangolari, oro, grigi e scuri, disposti verticalmente, chiaramente allusivi. L'abbraccio è incastonato in un manto preziosissimo che si fa aureola dorata a girali con quarzi e rubini. Tutto si concentra attorno all'abbraccio. Tutto si concentra attorno all'abbraccio. L'uomo e la donna che si stringono hanno le teste coronate di foglie d'edera e di fiori, a simboleggiare uno stato primordiale dove tutto è, grazie alla forza creatrice dell'amore e dell'eros. Si noti il preziosissimo trattamento delle superfici. L'oro viene applicato direttamente a foglie sulla tela con grandissima abbondanza. A Ravenna Klimt aveva studiato i mosaici bizantini. Oro, che è il marchio di fabbrica del pittore della secessione Gustav Klimt.